Buon pomeriggio, bentrovati. Eccoci qui in un nuovo incontro del ciclo Difendiamo ciò che amiamo, un ciclo di incontri promossi dal gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo e da Fratelli d'Italia. Oggi ci occupiamo di mare e di pesca, due eccellenze italiane che ovviamente hanno come dire, bisogno di essere ripensate anche nell'ottica del cambiamento dei tempi e delle nuove esigenze che contraddistinguono appunto il periodo. In questo incontro, nel quale ci saranno appunto esponenti politici ma anche gli stakeholder, interlocutori di primo piano che riguarda appunto il mondo della pesca, cercherà di fare approfondimento su alcune questioni molto, molto importanti che riguardano la gestione, innanzitutto degli stock ittici nel Mar Mediterraneo, poi un argomento che è di stretta attualità, ovvero la territorialità delle acque. La maggior parte dei pescherecci che oggi operano nel Mar Mediterraneo non appartengono all'UE, ma provengono da paesi terzi ed è per questo che bisogna fare chiarezza e anche soprattutto chiarezza di regole che insomma, mettano ordine anche in questa porzione di territorio. Siccome siamo sul web e quindi il web ha tempi molto veloci, io do subito la parola per l'introduzione al capo delegazione del Parlamento europeo Carlo Fidanza, che vedo che è arrivato, si è collegato, lo dico anche per gli altri che ci stanno seguendo. Buon pomeriggio, onorevole Fidanza. Grazie a Luca Ciliberti, moderatore di questa nostra serata. Un ben trovato a tutti. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia, delegazione al Parlamento europeo, ma anche sulla pagina di Fratelli d'Italia nazionale. Quindi un saluto ai tanti amici che ci stanno seguendo e che ci seguiranno. E un grazie in particolar modo all'onorevole Raffaele Stancanelli, che è il nostro membro della Commissione Pesca qui al Parlamento europeo, rappresentando Fratelli d'Italia e il gruppo dei conservatori e riformisti. Grazie, Raffaele, per il tuo impegno, il tuo lavoro e per aver voluto fortemente questo nostro momento di incontro, che è il secondo di un ciclo che abbiamo voluto intitolare Difendiamo ciò che amiamo e che si è aperto con un altro settore importante del comparto primario della nostra economia. Abbiamo dedicato la prima puntata di questo ciclo all'agricoltura, al tema della strategia Farm to Fork della Commissione europea, che sarà al centro, lo è già al centro del dibattito comunitario in queste settimane, lo sarà ancora di più nei prossimi mesi. Volevamo fortemente dedicare questo secondo appuntamento a un altro pezzo del settore primario, la pesca. E lo abbiamo voluto fare grazie all'impegno, all'intuizione di Raffaele Stancanelli, appunto con questa duplice impostazione. Da un lato la pesca come attività economica centrale per il nostro paese, per la nostra economia, per le economie locali, un settore che è stato fortemente colpito e impoverito nel corso degli ultimi anni, ha subito un calo complessivo di fatturato, una diminuzione delle flotte pescherecce. Io, peraltro, nonostante vivo ormai a Milano da tanto tempo, sono nato in un posto di mare che ha una marineria di cui va molto orgoglioso, nell'Adriatico, cioè San Benedetto del Tronto. Approfitto per salutare eventuali amici che ci seguono dalla mia città natia. Insomma, sono cresciuto con questo profumo di mare e di pesca, quindi è un mondo a cui sono molto affezionato e un mondo che però, come dicevo, è stato molto penalizzato in questi anni anche da alcune scelte sbagliate compiute dalle istituzioni europee, alcune delle quali sono ancora in corso, si vogliono addirittura riproporre. Il grande tema, ne parleremo con i nostri ospiti, di coniugare la sostenibilità ambientale e quindi la tutela, la preservazione della fauna ittica con la sostenibilità delle attività economiche che hanno a che fare con la natura e con il pesce e quindi appunto garantire la sopravvivenza e un futuro per la nostra pesca, insieme all'altro grande tema che è tornato di strettissima attualità proprio nelle ultime settimane, quello appunto della territorialità delle nostre acque, dei diritti di pesca, della possibilità per i nostri pescherecci di avere accesso a zone che invece sono state, diciamo, illegittimamente associate ad altre territorialità nazionali. Devo dire, e chiudo, che non è per noi di Fratelli d'Italia una battaglia nuova, perché ricordo quando per primi anni fa ormai noi di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in primo luogo, denunciammo
gli accordi di Caen con cui l'Italia all'epoca del governo Renzi con Gentiloni, ministro degli esteri, cedette alla Francia importanti tratti di mare molto pescosi tra il Mar Ligure e il Mar di Sardegna. Quindi per noi la difesa della territorialità delle nostre acque e in conseguenza delle attività economiche che si svolgono e si devono poter svolgere in acque italiane o nel caso della Libia più recente in acque internazionali che sono state illegittimamente dichiarate libiche sono assolutamente una priorità per il nostro partito. Quindi Fratelli d'Italia è sempre di più come un partito che sta a fianco di chi lavora, di chi produce, di chi lo fa nel nome di una sana identità italiana. Questo è il messaggio che vogliamo dare da questa serata con importanti ospiti che rappresentano alcuni tra i migliori interlocutori dentro la categoria, con la testimonianza straordinaria di un ospite che più tardi Luca Ciliberti ci presenterà, purtroppo per lui asceso agli onori della cronaca nelle ultime settimane, e poi l'intervento conclusivo di Giorgia Meloni, che non fa mai mancare il suo supporto alle attività della nostra delegazione al Parlamento europeo e non fa mai mancare il suo supporto al mondo della pesca a cui è da sempre anche lei tradizionalmente vicina. Grazie ancora, ti ripasso la palla, Luca. Grazie al capo delegazione del Parlamento di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, tempi mitteleuropei, quindi lo ringrazio anche per questo. E do la parola subito a Raffaele Fitto, che è copresidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo. Sì, grazie Luca e grazie a Raffaele Stancanelli in modo particolare perché ha voluto, come diceva Carlo, dare seguito ad una serie di impegni che abbiamo messo in campo come rappresentanti di Fratelli d'Italia in Parlamento europeo, individuando la difesa di ciò che amiamo, dei nostri prodotti, delle nostre peculiarità, di quello che è il nostro paese come eccellenza in grado di produrre e che va difeso soprattutto in Europa. Lo diceva Carlo, la conclusione che di questo incontro affidato a Giorgia Meloni dà la dimensione anche dell'attenzione che vogliamo rivolgere a questo mondo, a questo settore, lo vogliamo fare con la nostra presenza, lo vogliamo fare anche non solamente come Fratelli d'Italia, ma anche, lo dico nel mio ruolo di co-presidente del gruppo dei conservatori, allargando il raggio d'azione di impegno e anche cercando di impegnare per quanto è possibile su queste tematiche un gruppo, quello dei conservatori, che ha una sinergia totale rispetto alle grandi questioni politiche di cui ci stiamo occupando. È un mondo che va tutelato e va difeso, innanzitutto da posizioni ideologiche, lo voglio dire in modo molto netto e molto chiaro. Questa è una legislatura che è partita all'insegna degli slogan, che rischiano di essere degli slogan lanciati lì dal punto di vista della strumentalizzazione politica, ma che rischiano anche di produrre tanti danni in chi opera quotidianamente nella difficoltà di ogni giorno. E quindi è molto importante fermare questa furia ideologica che c'è in materia ambientale, che non vuol dire non tutelare e non rispettare l'ambiente, anzi il contrario, ma vuol dire renderlo compatibile nell'ambito dei processi decisionali legislativi qui a livello europeo con sostanzialmente i criteri fondamentali che devono essere messi in campo per consentire a un settore che vive una condizione di difficoltà sicuramente collegata al Covid, ma anche a scelte più complessive che a livello europeo hanno messo in grande difficoltà il settore della pesca, riuscire a rimettersi in piedi. E se la tutela e la difesa è un punto fondamentale, bisogna farla anche avendo la capacità di valorizzare questo settore. E qui penso che si apre una riflessione particolare, lo dico anche con l'idea di guardare all'utilizzo opportuno delle risorse europee, che è un aspetto molto importante. Se noi guardiamo i programmi per la pesca, FEAMP, della programmazione che si dovrebbe essere sostanzialmente conclusa, tocchiamo con mano un ritardo importantissimo. E se guardiamo alla nuova programmazione, vediamo anche qui un ritardo altrettanto importante. Un settore che spesso, nonostante abbia delle risorse disponibili anche a livello europeo, viene visto un po' come una Cenerentola e c'è una grande disattenzione. Dobbiamo su questo cercare di lavorare con molta attenzione per mettere in campo delle politiche che possano innovare questo settore, rendere competitive le nostre aziende, lavorare e investire sulla certificazione dei nostri prodotti, sui contratti di filiera, sulla formazione, sulle infrastrutture, su tutto ciò che sostanzialmente può dare un contributo molto importante. Ecco lo spirito con il quale tutta la nostra delegazione, ma anche di Fratelli d'Italia, ma anche il gruppo dei conservatori, come dicevo, si approccia a questo incontro, ringraziando sentitamente coloro i quali parteciperanno,
perché il loro punto di vista è fondamentale, perché è il punto di vista di chi vive nella quotidianità la difficoltà, i problemi, e può dare una prospettiva importante a questo settore. Noi ci siamo, vogliamo difendere, come recita il titolo delle nostre iniziative, ciò che amiamo, lo vogliamo fare in modo serio, concreto e in raccordo totale con chi vive le difficoltà e i problemi di ogni giorno. Grazie ancora a Raffaele Stancanelli per aver voluto dare forma a questa iniziativa, e penso che sia molto importante ascoltare, soprattutto a partire da Raffaele, anche tutti coloro i quali ci daranno le loro valutazioni, i loro contributi, e quindi anche una dritta su come poterci impegnare ancora meglio, ancora di più, in modo più efficace a partire dai prossimi giorni. Grazie all'onorevole Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo dei conservatori riformisti europei al Parlamento europeo. Io do la parola all'onorevole Raffaele Stancanelli, che è eurodeputato di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo e fa parte della commissione pesca. Onorevole Stancanelli, introduco il suo intervento con una domanda e una riflessione che non può prescindere dal partire da due assunti fondamentali. Intanto, in pochi lo sanno che il consumo del pesce, e quindi il consumo pro capite del pesce, è aumentato e continua ad aumentare. Poi ovviamente c'è la questione sostenibilità ambientale. A tale aumento di consumo deve corrispondere anche una sostenibilità ambientale che cammini di pari passo con l'esigenza e la richiesta del prodotto. Grazie Luca, io ringrazio Raffaele Fitto e Carlo Fidanza per le considerazioni che hanno fatto e perché hanno voluto, come gruppo e come delegazione, sostenere anche questo secondo incontro che ha un significato ben preciso. Dire difendiamo ciò che amiamo e partire dall'agroalimentare, dalla pesca, e poi ci sarà tutto un seguito di iniziative, è significativo dell'attenzione che Fratelli d'Italia nei confronti di coloro i quali quotidianamente sono costretti ad arrabattarsi con i lacci e i laccioli che l'Unione Europea mette in relazione alla loro attività. E quindi stasera parlare di questo argomento in presenza degli ospiti e dei relatori che sono stati già annunciati, io penso che sia importante per dare significato all'azione che Fratelli d'Italia sta svolgendo a livello di Parlamento europeo. Io ho l'onore di rappresentare Fratelli d'Italia e l'ECR in Commissione Pesca, e devo dire che il lavoro che ho svolto in questi due anni di legislatura e che continuerò a svolgere lo posso fare esclusivamente per la collaborazione, per gli spunti, per i consigli che le organizzazioni che si occupano di pesca a livello nazionale riescono a darmi, e il lavoro appunto di sinergia che abbiamo messo insieme. Ecco perché abbiamo voluto stasera questo collegamento, ed ecco perché l'attività che io svolgo in Parlamento europeo non è altro che il terminale di ciò che le categorie, la categoria, chiede. Non posso non fare riferimento a quanto sta avvenendo in Commissione Pesca, e il giorno 16, appunto domani, nella stessa Commissione sarà votata la proposta di risoluzione di cui sono io il relatore per la Commissione. Questa relazione, questa iniziativa è il frutto appunto di questo lavoro sinergico, e noi che non sottovalutiamo il problema ambientale, non lo sottovalutiamo, ma non lo ideologizziamo, come correttamente ha detto Raffaele Fitto, noi vogliamo che l'ambiente vada di pari passo alle necessità economiche di coloro i quali da sempre operano nella pesca e da sempre trovano il loro sostentamento, e non soltanto il loro, nell'attività ittica. Questo io ritengo che sia importante, perché purtroppo l'ideologia ambientalista, che non ha nulla a che vedere con la difesa vera, concreta dell'ambiente, dimentica che in mare quello che succede non è il frutto soltanto dello sfruttamento degli stock ittici, ma è anche il frutto dell'inquinamento, della navigazione,
mutamento, dei mutamenti climatici e di quant'altro produce l'inquinamento stesso dei mari. Ecco allora perché la contemperare, ecco perché la mia proposta di risoluzione, che ripeto sarà votata domani e ho la presunzione di dire avrà una larga accoglienza all'interno della Commissione, perché siamo riusciti a far coinvolgere, al di là degli estremismi ideologici, e a far convergere la maggior parte dei gruppi politici, avrà lo scopo appunto di dare un cambiamento all'attuale regolamentazione, che è una regolamentazione assolutamente da asfissiare l'attività ittica, e da della risoluzione si dice espressamente la necessità del coinvolgimento delle associazioni di categoria anche nelle decisioni, quindi la partecipazione, e poi l'aspetto che a noi sta più a cuore e a me come siciliano sta a cuore particolarmente è la difesa del Stato di diritto all'interno delle regole che fanno riferimento alle acque territoriali, che vengono assolutamente disattese da coloro i quali affacciano il Mediterraneo, ma ritengono che gli accordi che prevedono espressamente il massimo 12 miglia dalle proprie coste per estendere le acque territoriali sono del tutto disattese, vedi la Libia che è arrivata quasi sotto le coste della Sicilia. Ecco, tutto questo è ciò che caratterizza la nostra attività e la nostra azione a livello di Parlamento europeo. Io, rispettando i tempi che mi sono stati assegnati, non vado oltre perché ritengo sia importante sentire cosa ci diranno coloro i quali appunto ci lavorano e soffrono all'interno del settore, e mi riservo soltanto di fare una piccola considerazione prima che il moderatore dia la parola al comandante Giacalone. Grazie per l'attenzione. Scusate, non si sente. Sei muto. Io non sento, Luca, sei muto. Ecco. Adesso mi sentite? Si era messo in mute il microfono, scusate. Allora, dicevo, do la parola alla direttrice di Federpesca, Francesca Biondo. Federpesca rappresenta e tutela gli armatori e le imprese della filiera ittica. Buon pomeriggio, direttrice. Buon pomeriggio a voi e grazie di questo invito. Innanzitutto grazie per l'invito a Fratelli d'Italia, grazie in particolare all'onorevole Stancanelli, con il quale per il tramite del nostro ufficio di Federpesca Europa a Bruxelles ci sentiamo spesso. E vorrei ripartire proprio da questa risoluzione dell'onorevole Stancanelli, che oltretutto prende l'avvio anche, credo, a seguito di un convegno che Federpesca ha organizzato a novembre con tutti i parlamentari della Commissione Pesca in Parlamento Europeo della Regione Sicilia, proprio sul tema della tutela e della salvaguardia del Mediterraneo, non solo da un punto di vista ovviamente ambientale, ma anche da un punto di vista di quella che deve essere innanzitutto la dignità e la sicurezza in questo lavoro. Venivamo anche a novembre da un periodo difficile, la storia di 208 giorni dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, ma la situazione anche nelle ultime settimane non sembra migliorata nelle acque del Mediterraneo. Quella risoluzione ha diversi meriti e noi pertanto siamo contenti anche della discussione che ci sarà domani, e ci auguriamo che venga approvata da tutte le forze politiche per dare un segnale anche
alla Commissione europea, che è particolarmente rigido, soprattutto in quest'ultimo periodo, e che innanzitutto cita, lo avete detto, un tema fondamentale, perché quando parliamo di sostenibilità questa parola ha senso esclusivamente se può essere declinata secondo i tre pilastri che la definiscono, che sono sicuramente quella ambientale, sulla quale ovviamente i pescatori e gli operatori della pesca da sempre sono impegnati, perché su questo ci tengo a dire che sono i primi ad avere l'interesse e l'attenzione alla tutela del mare, perché di mare vivono e vogliono continuare a vivere per i prossimi anni, quindi non hanno nessuna intenzione di depredare il mare senza guardare al futuro. Ma la sostenibilità deve essere declinata, come giustamente avete detto in apertura, anche dal punto di vista di quella che è la sostenibilità sociale ed economica, perché la riduzione del numero di giornate alla quale assistiamo ormai da alcuni anni, la riduzione degli attrezzi, la concorrenza sleale delle altre flotte, il Covid nel corso di quest'anno, hanno portato questo settore ad un livello di gravi problematiche che compromettono appunto proprio la sostenibilità sociale ed economica delle imprese, che sono alla base poi anche dell'altro pilastro. E il fatto che all'interno di questa risoluzione questo tema venga citato come precondizione di qualsiasi anche studio e di qualsiasi misura di gestione, e quindi ogni qualvolta ci sono delle restrizioni o delle misure di gestione per questo settore, è necessario anche valutare quelli che sono gli impatti in termini sociali ed economici, è per noi un principio fondamentale che viene sancito in questa risoluzione e che speriamo possa diventare patrimonio comune anche della Commissione europea. Oltretutto sapete che questo settore ha una grave carenza, che è quella di non avere ad oggi un ammortizzatore sociale strutturato. Su questo si sta lavorando, stiamo avendo delle interlocuzioni, ma ormai da troppi anni sentiamo promesse da questo punto di vista, e noi speriamo che questa sia la volta buona per arrivare a Dama. Ma il fatto di non avere un ammortizzatore sociale strutturato e quindi una cassa integrazione per questo settore provoca come effetto quello che le imprese pagano costi di gestione per 365 giorni l'anno, garantiscono un minimo monetario garantito agli imbarcati secondo quelle che sono le regole dei nostri contratti collettivi nazionali, di cui siamo assolutamente orgogliosi, ma d'altro canto possono svolgere la propria attività per meno della metà dei giorni dell'anno, per circa 140-180 giorni. Capite che per il restante dei giorni le imprese continuano a sopportare dei costi senza poter avere risultati in termini di produttività. E l'altra questione fondamentale sulla quale oggi ci chiamate a discutere, e che ci fa particolarmente piacere perché Federpesca è attenta e vigile e fa proposte su questo tema da tantissimi anni, è il tema del Mediterraneo, che è un mare meraviglioso ma anche particolare, e che deve essere trattato in tutta la sua particolarità, sia per quanto riguarda appunto le misure di gestione, ma anche per quanto riguarda le normative del diritto del mare, perché è un mare chiuso. Sappiamo che le flotte degli altri paesi extraeuropei in particolare non rispettano le nostre stesse regole, e quindi oltre a vanificare gli sforzi della flotta italiana, che riducono la loro attività per poter garantire una riproduzione della specie, poi fanno anche una concorrenza sleale perché vendono quel prodotto sui nostri mercati. Non sfugge a nessuno quello che sta accadendo nelle ultime settimane con gli episodi appunto anche del comandante Giacalone, che saluto, a Cipro, al largo della Libia, una situazione della quale il nostro paese si deve fare carico e rispetto alla quale l'Italia deve pretendere una conferenza mediterranea e un impegno da parte dell'Unione Europea per garantire regole comuni di gestione, ma soprattutto perché non si può nel 2021 ancora rischiare la vita in mare perché si rischiano spari da parte di altre flotte o peggio da parte anche di guardie costiere di altri paesi. Su questo noi chiediamo un impegno importante al Parlamento, conosciamo l'attenzione dell'onorevole Stancanelli e infatti anche in questa risoluzione è presente fortemente
questo tema, avrei tantissime altre cose da dire, so che ho già superato il mio tempo, ma se successivamente potrete intervenire volentieri. Faccio un'ultima battuta, perché questo credo che sia un altro tema fondamentale, anche se esula da questa risoluzione. Sapete che Federpesca da anni propone di unificare tutte quelle che sono ad oggi le competenze assolutamente frammentate nel nostro paese sui temi del mare, perché noi come settore della pesca dobbiamo fare riferimento al Ministero delle Politiche Agricole, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero del Lavoro, al Ministero dei Trasporti, alle Capitanerie di Porto e poi alle regioni e alle autorità portuali. Sappiamo che c'è una proposta di legge anche per di Fratelli d'Italia, anche a firma dell'onorevole Meloni, per istituire un Ministero del Mare o comunque un'agenzia presso la Presidenza del Consiglio che tratti questo tema con la dignità che merita, e quindi anche da questo punto di vista saremmo contenti di poter collaborare. Grazie. Grazie, grazie alla direttrice di Federpesca, Francesca Biondo. Allora do subito la parola, poi faccio un inciso veloce. Ovviamente, siccome siete tutti collegati, vi ascoltate e tutti sentite quello che si dice in questo incontro, se volete aggiungere temi, ovviamente fate un segnale, vi do io la parola e ovviamente cercheremo anche di modulare le risposte. Intanto do la parola a Nina Cetta, che è presidente di Federagripesca, Confcooperative. Buon pomeriggio, Cetta. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Mi sentite? Perché io sono in una condizione bruttissima dove sono collegato. No, non si preoccupa, la sentiamo, sentiamo. Buonasera, vi ringrazio per l'invito, ringrazio l'onorevole Stancanelli per l'invito, ma ci sentiamo spesso per condividere insieme alcuni percorsi a livello europeo e l'impegno dell'onorevole è prezioso per noi. La situazione ormai penso che la direttrice Francesca Biondo, che saluto con affetto, abbia un po' messo in evidenza quelle che sono le difficoltà che attraversiamo come settore. E io penso che il regolamento 90 del 2021, per intenderci quello sulla diminuzione delle giornate, sia la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è da un ventennio che noi assistiamo continuamente a restrizioni da parte della Commissione, dell'Europa, e da vent'anni che sento parlare di sfruttamento della risorsa e di non buono stato della risorsa, per cui c'è qualcosa che non funziona, perché se in vent'anni abbiamo dimezzato la flotta, dimezzato i marittimi, dimezzato la produzione, creato una decina di migliaia di disoccupati nel nostro settore, e ancora oggi, a distanza di vent'anni, si parla di sfruttamento della risorsa, allora qualcosa non ha funzionato. Forse sarebbe bene che qualcuno un esame a livello europeo lo facesse e incominciasse magari a guardare un po' in giro, no? Cominciava a parlare di cambiamenti climatici, di traffico marittimo, di inquinamento e soprattutto di quello che fino ad oggi è mancato. La sconfitta della politica internazionale del nostro paese e dell'Europa verso gli accordi internazionali con gli stati riveraschi del Mediterraneo. Noi stiamo parlando di un fazzoletto di mare dove si affacciano 27 stati europei, 27 stati, di cui 21 sono extraeuropei. Allora mi piacerebbe capire l'attività di pesca dei libici piuttosto che degli algerini, degli egiziani, della Turchia, della Tunisia, eccetera eccetera, per non perdere tempo nell'elencazione, che non hanno regole rispetto alle nostre, che noi siamo soggetti a quelle che sono le regole comunitarie, loro tranne qualche caso dove qualche organismo internazionale vieta un po' con delle raccomandazioni, come le tre zone di divieto nate in Sicilia, dove ad oggi, dopo 2 anni e mezzo dai natali, non abbiamo nessun risultato sul monitoraggio. Allora mi chiedo
loro li rispettano, sì, chi li controlla? Boh, noi, a noi sicuramente ci controllano, abbiamo un sistema di controlli che è perfetto, che ci identifica in qualsiasi momento e che mette in evidenza qualsiasi tipo di infrazione facciamo. E quindi questa è una delle cose negative che noi ci portiamo dietro. Parliamo di sostenibilità ambientale e non riusciamo in nessun modo ad avere degli accordi bilaterali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che sono extraeuropei. Non ultimo, diceva Francesca prima, la questione libica. Io francamente sono andato un po' ad informarmi bene su questa cosa. Io non so dove ha sbagliato la Libia. Io so dove abbiamo sbagliato noi. Che se la Libia ha messo in atto le procedure previste da un accordo delle Nazioni Unite, siamo stati noi nel 2005 a non essere in grado di stipulare quegli accordi tra paesi vicini dove le aree di pesca si sovrapponevano per evitare che loro abbiano gli 80 miglia di acque territoriali e noi invece le nostre 12. E là dove noi pensiamo di andare a pescare sono acque nazionali per loro e acque internazionali per noi. Ma guardate che non è solo quello il problema, perché fra il West Med, fra il problema delle acque territoriali con i paesi liberaschi africani, noi abbiamo un altro problema, ce l'abbiamo dentro casa, ed è Malta. Noi paghiamo lo scotto delle 25 miglia di Malta per l'entrata nella UE, dove gioco forza questi poveri pescatori italiani, con le zone di Nasri da una parte, con la questione libica egiziana dall'altra, con le problematiche sulle acque territoriali di Malta, tutte concentrate in un fazzoletto e tutti non possono vivere in quel fazzoletto di mare. Allora a volte rischiano la vita per poter portare a casa un pezzo di pane. Quindi io chiedo proprio alla politica e sono convinto che qua adesso dove io sto parlando questa sensibilità c'è. Io riconosco all'europarlamentare Stancanelli, ma non solo, anche agli altri, la capacità di portare sul tavolo delle discussioni dove si prendono realmente le decisioni, di portare argomenti positivi per la nostra pesca. Però vedete, io almeno questo è quello che io ho capito in questi ultimi anni. Ultimi anni non sono pochi, sono un bel po' questi ultimi anni. Io vedo che c'è un'idea che colpevolizza l'impresa e il pescatore, cioè il pescatore è visto come qualcuno che sottrae in maniera illegale qualcosa. A me questa cosa, francamente, non è che bisogna essere ambientalisti per colpevolizzare il più debole, perché io francamente non mi scaglierei contro l'imputato che è più comodo, che l'attività di pesca, perché altrove forse la forza di mettere le giuste misure sui trasporti internazionali o sulla questione dell'inquinamento diventa un pochettino più complicato, quindi molto più facile parlare di sfruttamento della risorsa. È 25 anni che ne parliamo, prima o poi qualcuno magari si stancherà. Io mi auguro che si stanchi, però nel momento in cui abbiamo la possibilità di avere ancora pescatori, che il problema più grosso, purtroppo, veramente, lo dicevamo prima, è quello del ricambio generazionale che non c'è più. Io sono figlio di pescatori di generazione in generazione e vi dico con molta sincerità che non c'è più quell'interesse del padre a investire nella pesca per lasciarla al figlio, perché si ha paura di non arrivare, si ha paura di non essere tutelati a livello europeo. Cioè dire, se le parole che Sinkevicius ha detto, che lo strascico è l'attività più dannosa per il fondale marino, io, credetemi, detto da una persona che è il commissario europeo, che è un'attività che rifornisce mercati nel mondo e ci permette di mangiare e di avere l'approvvigionamento, io francamente
non me lo, me lo sarei aspettato. Chiarissimo, ma... chiarissimo il punto, dico, è chiarissimo il punto. Io mi fermerò, chiudo e vi saluto perché ho perso la cognizione del tempo e quindi ha fatto bene a riprendermi, quindi grazie. Ma sono qui a fare il vigile urbano. Faccio io il vigile urbano, non si preoccupi, però dico, ha sintetizzato bene i punti su quale ovviamente si discuterà e anche l'onorevole Stancanelli ha preso ovviamente appunti su questioni che già conosce molto bene. Do subito la parola a Andrea Fabris, che sentiremo solo in voce perché ha qualche problema col collegamento con la videocamera. Andrea Fabris è direttore dell'Associazione dei Piscicoltori Italiani. Buonasera, spero mi sentiate. Sì, nel frattempo però Fabris, prima di cominciare il suo intervento, io volevo intanto salutare chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia, ma siccome l'argomento pesca interessa tante altre territorialità e questo incontro è replicato anche dalle pagine Facebook di Fratelli d'Italia di altre regioni italiane, ci stanno replicando per esempio in questo momento anche la Liguria, che è molto interessata alla questione. Grazie, grazie per l'invito, buonasera. Io vi parlerò da una sorella della pesca, ma è sorella anche dell'agricoltura. Ho sentito che avete fatto già un incontro con l'agricoltura. L'acquacultura è un po' l'agricoltura fatta in mare o nell'acqua, se per meglio dire. Noi in Italia abbiamo 8.000 km di coste, ma abbiamo anche 90.000 km di reticolo idrografico, tra fiumi, laghi. Siamo molto ricchi di acqua. E purtroppo l'acquacultura ha bisogno di acqua per lavorare e non sempre l'acqua è disponibile. Mi riallaccio subito per dirvi al titolo, al tema, le eccellenze. Noi in Italia con l'acquacultura siamo i secondi produttori al mondo di caviale da storioni allevati e siamo secondi solo alla Cina, e da qui la difesa poi dei nostri prodotti diventa un aspetto importante. Siamo il primo mercato di acquisto di orate spigole o branzini, come li chiamiamo noi al nord-est, e di 100 branzini però che noi possiamo comprare o trovare sulle nostre tavole, solo 20 sono italiani, 80 vengono da Grecia, Turchia, altre aree del Mediterraneo, e da qui l'importanza che avete già sottolineato della tutela dei nostri prodotti, tutela che deve essere fatta anche attraverso promozione, ma visto che, e l'onorevole Stancanelli sicuramente ne sentirà parlare moltissimo all'Europarlamento, di consumatori, tutela del consumatore. Il consumatore deve essere informato di quello che mangia, quindi deve sapere se sulla sua tavola arriva un prodotto italiano o un prodotto estero, e questo è molto importante. Noi al supermercato questo possiamo capirlo perché c'è l'etichetta, ma ad esempio se andiamo al ristorante, e noi italiani al ristorante mangiamo più del 50% del pesce che si consuma, non sappiamo da dove viene il pesce che ci viene portato sulla tavola, ci dobbiamo fidare. Ma se ci fosse come per il vino l'obbligo di un'etichetta sul menù, dove noi sappiamo da dove viene il pesce, capite che riusciremo a tutelare molto meglio il nostro prodotto italiano. E questo è un po' per la tutela del prodotto e tutela delle eccellenze. Io vi ho portato due esempi che sono il caviale, le orate, le spigole, ma abbiamo le trote, siamo il primo produttore dell'Unione Europea di trote che esportiamo ai paesi esteri che lo apprezzano, e a volte noi non conosciamo le nostre eccellenze. Anche questo è un altro aspetto, valorizzare le nostre eccellenze, i prodotti italiani. Per quanto riguarda la sostenibilità, è un concetto stupendo, bellissimo, importantissimo. Anche noi nell'acquacultura lo dobbiamo coniugare con i tre pilastri: ambientale, sociale ed economico. Quello ambientale, tante volte è stato detto moltissimo, dobbiamo rispettare l'ambiente, certo, e tante volte, ad esempio, con l'acquacultura, soprattutto con l'acquacultura più tradizionale che abbiamo qui in Italia, pensate alle lagune, ci sono aziende, ci sono imprese che hanno il diritto di proprietà su aree di laguna nella Laguna Veneta dal 1300, e con quella loro attività hanno preservato le coste, le lagune, dalle erosioni, dai deturpamenti di altre attività. E quindi molto importante quelli che sono i servizi ecosistemici che l'acquacultura può dare, mantenere in atto delle strutture, mantenere vivi dei paesi, e qui la sostenibilità sociale. Sulla sostenibilità sociale ci sono due aspetti da valutare. Il primo è proprio questo, mantenere vivo delle aree rurali che altrimenti verrebbero perse, perderemo posti di lavoro. Un vecchio studio, del 2013, della Commissione Europea, diceva che un aumento di un chilo di consumo pro capite di pesce
se il pesce è prodotto in Europa, aumenta, fa aumentare di 4.000 unità di posti di lavoro. E questo è importante. Ma noi stiamo importando in Europa il 75% del pesce che consumiamo. E anche questo è un altro aspetto su cui dobbiamo valutare. È sostenibilità sociale importare così tanto pesce? L'altro aspetto è quello legato all'accettabilità sociale. Tante volte ci troviamo con difficoltà perché ci sono degli iter burocratici complessi. È stato parlato prima della necessità di avere delle regole più semplici, semplificazione. È stato parlato prima che noi siamo i più bravi a fare i controlli, però poi importiamo un prodotto che non è magari controllato allo stesso modo. Adesso ci sono dei regolamenti, degli strumenti europei che ci permettono di fare questo tipo di controllo. Sostenibilità economica, perché senza un piccolo rendiconto non si può sostenere l'attività. Ecco, la sostenibilità economica si coniuga a volte con questi fondi. Adesso ci sarà, ed è stato anticipato dall'onorevole Fitto, una nuova programmazione del Fondo Europeo che avrà anche la A finale, prima era FEAMPA, adesso si chiamerà FEAMPA, e quella A lì sta per acquacultura. Ed ecco che in questo fondo tante volte gli interessi del Nord Europa sono preeminenti. Noi dobbiamo tutelare anche le imprese italiane. Le imprese italiane hanno delle peculiarità. Le imprese italiane dell'acquacoltura, ad esempio, come quelle agricole, sono piccole, micro, medie imprese. A volte ci sono solo delle famiglie dietro. Non ci sono dei grandi gruppi, dei grandi fondi di finanziamento. Ed ecco che quindi serve un percorso finanziario semplificato. Non possiamo chiedere a un allevatore, a un pescatore, da solo di preparare degli incartamenti di 100 e più pagine per poter attingere ad un fondo che potrebbe sostenere la sua attività. Ecco, quindi una semplificazione economica che passa anche attraverso la semplificazione burocratica, ed è questo importantissimo. E tener conto, lo ripeto, delle peculiarità delle nostre imprese, delle nostre tradizioni, perché acquacoltura, e pensate alle lagune di Orbetello, lagune venete, lagune della Puglia, pensate alle tradizioni e alla cultura che si portano dietro. Questa è un'altra eccellenza che abbiamo. Noi possiamo coniugare l'attività di pesca e di acquacultura con l'ittiturismo, cosa che non tutti possono fare. Grazie. Grazie, grazie Andrea Fabbis, direttore dell'Associazione dei Piscicoltori Italiani. Allora, do la parola a Francesco Petta. Francesco Petta è responsabile delle politiche comunitarie della pesca per l'Associazione delle Marinerie d'Italia e d'Europa. Buon pomeriggio Petta. Buon pomeriggio a voi e soprattutto grazie all'onorevole Stancanelli, agli onorevoli per l'invito, ma soprattutto grazie per aver organizzato questa discussione su temi particolari e scottanti come quelli della pesca, soprattutto alla luce delle ultime manifestazioni e delle ultime contestazioni. Oggi il tema della discussione è difendiamo le eccellenze ittiche e la territorialità. Prima di parlare di eccellenze ittiche sotto un profilo ecosistemico, scientifico, quindi parlare di pescato, noi dovremmo parlare di difesa di quei valori e dei principi e di quei diritti inviolabili di chi questo lavoro lo fa e lo fa per l'80% della sua esistenza su un'imbarcazione e nel proprio mare. E per poter valorizzare, per poter parlare di Made in Italy e per poter rispondere a chi imperterrito ci offende dai paesi, come diceva il presidente Accetta, extra UE, dobbiamo fare un passo indietro e incominciare a guardare all'interno nostro e capire dove possiamo migliorarci e cosa possiamo fare. Abbiamo un problema sulla pesca, è un problema serio, un problema di doppia valenza, una valenza politica e una valenza normativa. Politica perché non possiamo non nasconderci dietro agli effetti collaterali della discontinuità governativa degli ultimi anni. Il non avere stabilità, il non avere continuità nella programmazione politica governativa non ha fatto altro che accentrare quei difetti a livello di programmazione, a livello di organizzazione del sistema centralizzato ministeriale, accentuandolo, potenziandolo di potere e di responsabilità che in realtà non gli competevano, magari competeva alla rappresentanza politica. E questo è uno degli effetti, e mi collego a quello che ha detto la direttrice Biondo, il presidente Accetta, che mette in evidenza la necessità di istituire un Ministero del Mare che sia in grado di riappropriarsi di responsabilità
estendibili ai rappresentanti europarlamentari e fungere in questo caso da filtro rispetto a quelle che sono le reali esigenze nazionali, ma in contrapposizione a quelle che sono le richieste e gli interventi comunitari. Il secondo problema è un problema normativo, nel vero senso della parola. Il West Med, la politica e l'enfatizzazione di questi piani pluriennali che preservano poi il stock dei demersali nel Mediterraneo, sono situazioni che si rilevano già dal 2013, con il famoso regolamento 1380, dove la politica comune della pesca accentrava le sue fantasie nell'istituzione di questo piano della salvaguardia ecosistemica, della salvaguardia dei stock demersali, attraverso programmazioni come quella del FEP, come quella del FEAM 2014-2020, che non hanno prodotto gli effetti sperati, anzi non hanno fatto altro che produrre procedure di infrazione come quella del 2015, attraverso il quale l'Italia, la Francia e la Spagna sono state sanzionate e si sono visti bocciati i piani di gestione per mancanza di elementi fondamentali. Faccio un esempio ingenuo: la mancanza di inserimenti delle attrezzature da pesca. Queste sono tutte situazioni, sono tutti errori che noi abbiamo pagato e lo stiamo pagando tuttora con la 1322 del 2019. Cioè la 1322 del 2019 non è altro che il tornaconto di tutti gli effetti collaterali, di tutti i fallimenti che si sono registrati a livello nazionale, a livello di Mediterraneo, sia per quanto riguarda noi stessi associazioni di categoria, ma sia per quanto riguarda la politica nazionale. La 1022 si concretizza come il fallimento totale di una politica mediterranea caratterizzato da una riduzione dello sforzo di pesca che si concretizza nel 2020 con il 10%, nel 2021 con il 20% e finire al 2023. Questo per garantire la regolarizzazione degli indici MSI, cioè quindi parliamo praticamente del rendimento massimo sostenibile, auspicato dalla politica comune della pesca, la quale si basa su concezioni e pareri scientifici obsoleti, non moderni, che non tengono conto di misure come l'arresto definitivo del 2017 che riguardava appunto l'ordinamento italiano, ma che comunque sono utilizzati come strumento principale per poter raccomandare e poter esprimere pareri vincolanti alla Commissione europea nel legiferare i propri regolamenti. Teniamo conto, e sarò brevissimo, che con la 1022 del 2018 abbiamo subito un'ulteriore riduzione di giornate di pesca. Prendiamo ad esempio un'imbarcazione superiore a 24 metri, che nella GSA 17-18 si vede diminuita ulteriormente, oltre il fermo biologico, ulteriori 39 giornate di pesca. Consideriamo e partiamo dal fatto che un'imbarcazione del genere tra 20 e 24 metri ha una capacità reddituale quotidiana di 2.000 euro. Cioè, signori, qui parliamo di un calo del fatturato di quasi due terzi rispetto ai bilanci 2018-2019. Cioè, questo non è possibile e questo poi crea situazioni impattanti come quella del comandante Giacalone, che è costretto a subire il fattore coercitivo di una normativa comunitaria, è costretto a pescare in situazioni estreme, mettendo a repentaglio la propria vita, i propri investimenti, perché dall'oggi al domani la Comunità Europea, la Politica Comune della Pesca e lo stesso Ministero, con il recepimento di queste, emana un decreto nel giro di 24 ore dove precisa che le imbarcazioni dalle 23.59 del 14 giugno devono cessare la propria attività perché è stato raggiunto il limite di superamento dell'MSI per quanto riguarda quelle determinate specie ittiche, quindi parliamo di gambero rosso e gambero viola. Cioè, non è possibile continuare così. Occorrono interventi seri, chirurgici in questo settore. Ben venga, come ha detto la stessa direttrice di Federpesca, situazioni di ammortizzatori sociali, ma sono interventi palliativi, non dobbiamo passare come interventisti attraverso misure di sostegno al reddito. Dobbiamo passare interventisti attraverso un'azione congiunta e propositiva
che serve all'onorevole Stancanelli e agli altri rappresentanti a lavorare in maniera aggiornata, in maniera sincera rispetto a quelle che sono le reali esigenze territoriali e metterlo in una condizione tale di legiferare, di proporre in base ai problemi che ci sono nelle nostre GSA. Non dobbiamo parlare d'Italia. L'Italia è caratterizzata in GSA, ogni GSA ha una sua peculiarità e un proprio difetto. E questo ce l'ha insegnato con l'intervento il dottor Stancanelli, ce l'ha insegnato il comandante Giacalone. Quindi, chiudendo, e sarò brevissimo, valorizzare le eccellenze italiane, sì, ma difendere i principi inviolabili dei nostri lavoratori è una priorità nostra. Grazie Petta, grazie. Intervento abbastanza tecnico e incisivo che tra l'altro sottolinea quanto sia importante appunto difendere in questo caso il mare e la pesca italiana. Allora, prima di dare la parola a Peppe Giacalone, che è l'armatore e il comandante del motopesca Lisea della flotta di Mazara del Vallo, che è balzato, ahimè, agli onori delle cronache perché recentemente ha subito un attacco armato, gli hanno proprio sparato addosso le flotte del Nord Africa. Adesso ci racconterà lui esattamente cosa è successo in quei frangenti. Io do la parola, anzi, ti do la parola all'onorevole Raffaele Stancanelli, appunto, che vuole introdurre questo intervento e soprattutto vuole salutare a nome di tutta la rappresentanza di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo e del gruppo conservatore dei riformisti europei, appunto, il comandante Giacalone. Onorevole Stancanelli. Grazie Luca. No, io intanto voglio ringraziare i quattro relatori per la completezza delle loro argomentazioni che ovviamente fanno, come posso dire, il tessuto connettivo dell'azione che noi stiamo facendo al Parlamento europeo. Due cose soltanto volevo dire a Fabis, che la battaglia sulla etichettatura è una battaglia anche nostra, tant'è vero che nella relazione ho inserito anche questa, quella che sarà votata domani dalla Commissione, così come una battaglia che ho fatto in Commissione e continuiamo a fare è quello del costante aggiornamento degli stock, così come chiedeva giustamente Petta. Ecco, le vostre considerazioni e il vostro supporto ci dà la possibilità di essere non i rappresentanti lontani delle esigenze del territorio, ma di essere i vostri portavoce in relazione alle esigenze vere e concrete dell'impresa pesca. Detto questo, io sono contento e orgoglioso che questo nostro intervento, che poi sarà concluso da Giorgia Meloni, ecco l'importanza che diamo a questa attività, in questa nostra serata ci sia il comandante Giacalone. Io gli do un saluto affettuoso. Io sabato sono stato a Mazara del Vallo in occasione dello sciopero delle marinerie italiane. Lo sciopero era sia a Venezia e l'altra città scelta era Mazara. Ho sentito il bisogno, il dovere, ma anche il piacere di essere a Mazara. Mazara è una importante, come posso dire, stazione dell'attività e purtroppo il comandante Giacalone ha subito quello che è il risvolto della, io la chiamo pirateria, perché l'ho detto nel mio primo intervento, esistono degli accordi ben precisi, firmati, voluti dall'ONU, la Convenzione di Montego Bay dice espressamente delle 12 miglia, i libici non la rispettano, e come dicevo giustamente Nino Accetta, dovrebbe essere l'Italia a farla rispettare, dovrebbe essere l'Europa a farla rispettare. Comandante, grazie per la sua presenza. La ringrazio, benvenuto. Buonasera. Lieto di ascoltarla, tenendo presente che siamo riusciti a stare nei tempi e così Giorgia Meloni potrà concludere la nostra trasmissione. Grazie comandante e buon lavoro sempre. Buonasera a tutti. Ecco, Giacalone, prego. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Non si sente. Si sente? Sì, lo sentiamo, lo sentiamo.
Allora, per chi ci sta seguendo da fuori, faccio un minimo di introduzione, perché abbiamo detto che ci stanno seguendo sulle pagine Facebook anche altre realtà territoriali di Fratelli d'Italia, un po' in tutta Italia. Ci hanno segnalato quella della Liguria, ma ci stanno segnalando anche dalla Puglia e da altre parti d'Italia. Quindi insomma saluto anche io tutti quelli che ci stanno seguendo, il comandante Giacalone, che è armatore del moto peschereccia Liseo, che è balzato agli onori delle cronache proprio perché ha subito un attacco dai militari libici, no? Giacalone, ci racconta questa disavventura in mezzo al mare. Sì, buonasera intanto, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Mi sentite? Sì, la sentiamo Giacalone, la sentiamo bene. E niente, il 6 maggio siamo stati vittime di un attacco di pirateria. Eravamo a circa 37 miglia al nord di Opese, e quando avevamo la nave militare vicino, ci dice dovete assumere rotta nord. Ho chiesto qua dove andate, della nave, fra l'altro militare, che si chiama Libeccio, perché dobbiamo assumere rotta nord? Non ve lo posso dire. Abbiamo assunto la rotta nord per un'ora, però già io ero stanco perché venivamo di Bengasi, che ci hanno mandato pure via, hanno fatto l'attacco a Michele Giacalone. Ho chiesto qua dove andate, noi mettiamo prova verso nord-est perché sono stancato e basta, voglio andare, me ne vado in Grecia, cammino due giorni, me ne vado in Grecia. Abbiamo assunto la rotta nord-est, dopo due ore ho visto, mentre che avevamo pure l'elicottero di sopra. Aspetti Giacalone, perché non la sentiamo più adesso. Pronto? Ecco, adesso sì, continui. Mentre ho deciso di mettere prova a nord-est chiedendo al comandante della nave, dopo che avevamo camminato di più di due ore, si trovava il peschereccio, ci trovavamo a 51 miglio delle coste libiche, ho visto nel radar che mi batteva un bondino e col binocolo ho notato che era una nave libica. Fra l'altro che abbiamo dato pure l'Italia, il 666. So pure il nome, non me lo posso dimenticare. Avevamo l'elicottero italiano della Marina di sopra, al raggio di 50 metri, 100 metri. Ho dato l'allarme, ho chiamato il comandante della nave, dicendo guarda che ci abbiamo un mezzo che sta viene verso di noi. Dice non vi preoccupate, non fermate le macchine, assumete sempre la stessa velocità. I pescheresti la massima velocità è giustamente 10 miglia. Ma questa, diciamo, c'è una velibica faceva di più, 35-40 miglia. Appena si è messo sotto bordo, sono prese le armi con tre fucile e hanno incominciato a sparare. Mentre che avevamo ancora l'elicottero della Marina di sopra, queste sparavano. Tutto assieme hanno sparato di più di 90 colpi, tutti a colpi d'uomo. Ho richiamato la nave, guarda che qua io sto sanguinando, non ti preoccupare. Mentre c'era a distanza di 30 miglia mio figlio, che fa fra l'altro pure il comandante, che è uno dei pescatori che è rimasto in carcere per 118 giorni, dicendo al comandante... Lo specifichiamo, non perché è un delinquente, perché è stato sequestrato anche lui, diciamo, in Nordafrica, con l'altra barca, insieme ad altri 18 pescatori della marineria di Mazara del Vallo, questo è importante. Sì, siamo pescatori, ed è stato sequestrato a Bengasi il 1° settembre per 108 giorni. Comunque, in acqua internazionale, 37-38 miglia. Il comandante mi dice, non ti preoccupi, non fermare le macchine. Poi quando ho visto che mi colava sangue del braccio, che mi hanno ferito, ho detto, comandante, qua sono ferito. Non ti preoccupare. Addirittura mio figlio che tramite il radio parlava pure con la nave militare. Diceva come? C'è l'elicottero che state facendo uscire da mio padre. Dice non possiamo fare niente. E poi tutto assieme il comandante mi chiama e dice guarda, comandante fermate le macchine e fate quello che vuole la nave libera. Abbiamo fermato le macchine e questo il comandante della nave libera diceva sore. Ci ho detto guarda che stavo sanguinando. Guarda che c'ho tutta la maglia di sangue. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, sarà a bordo che ti curiamo, ti portiamo a terra. Ci ho detto no. C'è la nave qua. C'è la nave che mi rappresenta l'Italia. Io con voi non ci vengo, me ne vado con la nave. La nave dice non possiamo intervenire se prima non si stacca la vedetta libica da voi.
ma come non potete intervenire? Comunque, ho salito, il comandante sempre della nave mi dice fermi, fai quello che ti dicono. Sono salito a bordo, mi hanno fatto salire a bordo la vedetta libica. A me volevano fare salire pure il direttore, ci ho detto guarda, il direttore non può salire. E allora dice un'altra persona, hanno fatto salire il nostro uomo. Quando ci hanno messo a bordo, hanno preso tre militari con i fucili, cioè a me mi hanno messo la nave libica e tre militari con armati ma l'hanno portato a bordo il mio volo Pescare 6. Hanno preso il comando del peschereccio e dirigevano verso Ovest. Lì a bordo mi hanno curato la vedetta libica, mi hanno fatto delle medicazioni. Scusate intanto per l'emozione. Ah, non ci vediamo, Giannone, dico è una testimonianza, questo è vera dal vivo, perché poi possiamo chiacchierare tanto di pesca, di territorialità, ma questo è il vero rischio che hanno i nostri pescatori. Parlo dei nostri perché appunto voi fate parte della marineria di Mazara del Vallo. Questa la testimonianza vera che serve però alla nostra politica per capire insomma come muoversi anche in questo senso. Quella del comandante Giacalone ovviamente è una testimonianza vera. Il comandante Giacalone ha conservato quella maglietta sporca di sangue, vero comandante? Sì, la maglietta ancora conservata. È in veritura memoria. E tra l'altro mi hanno fatto una presentazione a bordo la vedetta libica dicendomi che ti portiamo a terra, dicendo non ti preoccupare, ti portiamo all'ospedale, stai tranquillo. Mi hanno dato da solito, come sono loro, sono state pure brave, dobbiamo dire sono state pure brave, perché al solito danno pure botte, come ci hanno dato a mio figlio quando l'hanno preso, perché poi la barca anche mio figlio non sapeva niente se era andata, perché a mio figlio se l'hanno messo sulla nave militare e quando è arrivato a terra la barca non l'hanno vista, l'indomani mattina aveva un occhio gonfio. È tutto massacrato ieri. E anche quelle testimonianze di quella carcerazione sono state durissime, perché le abbiamo raccontate, le abbiamo lette attraverso i giornali, attraverso appunto le testimonianze dei nostri pescatori che poi fortunatamente sono riusciti a ritornare dopo 108 giorni di prigionia. Allora, questa è la testimonianza vera del comandante Giacalone. La domanda ovviamente che tutti ascoltando lei si fanno: ma è giusto rischiare così, rischiare la vita per andare a fare il proprio lavoro, che è quello tramandato da tradizioni di decenni appunto di pescatori, tramandato da padre in figlio? È giusto rischiare questa così con la propria vita per portare il pane a casa, in questo caso per portare il pesce a casa? Giacalone. No, arrivato a questo punto neanche io neanche mi sento, per me ho fatto dichiarazione quando sono arrivato, perché io già come Giacalone, come pescatore sono morto, io non me la sento più di andare a mare e devo andare in cura di un psicologo. A me mi hanno distrutto la vita, non è che aiuto. Non si può accettare una cosa di questa, a 51 miglio, anche a 37 miglia, ma noi pure in navigazione. A 51 miglio, con la nave che poi a me, fra l'altro, hanno sparato a me o hanno sparato all'Italia. La barca in navigazione a 51 miglio sparano con la nave militare vicina all'elicottero di sopra. Perché capisco pure che magari non aveva ordine dei politici, ma non è che un italiano, una barca italiana con 7 persone a bordo, e poi quando mi hanno messo sulla vedetta mi hanno fatto vedere delle bottiglie di queste 500 mg piene di benzina, un pezzetto di straccio, dicendomi che queste qua, se tu non ti fermavi, me le buttavano pure sui peschereccio. Io all'inizio, quando ho cominciato a sparare, ho messo l'equipaggio, giustamente l'ho messo tutto in salvo, ho detto lasciate stare, se è uscito non c'entro solo me, e se lo sono messo tutto nella ghiacciaia. Questa è una cosa assurda che non si può sopportare. A me mi hanno rovinato proprio la vita, io non sono più in condizione di ritornare in mare. Giacalone, grazie veramente per questa testimonianza, però io la fermo un attimo, si beve un bicchiere d'acqua perché voglio farla parlare con Stancanelli, che vi ha voluto fortemente, è venuto qualche giorno fa anche in Mazara del Vallo a sostenere tutta la flotta dei pescatori di Mazara del Vallo, quindi insomma io chiedo però a Stancanelli, rifaccio la domanda che ho fatto a Giacalone, al quale Giacalone ha risposto, onorevole Stancanelli. Ma è normale rischiare la vita per andare a pescare, per portare il pane a casa? Tra l'altro in queste situazioni
questi motopescherecci sono veramente a conduzione familiare, ci sono padri, figli, sono tutti parenti. No, no, non è assolutamente normale. Io rinnovo la mia solidarietà al comandante Giacalone e a coloro i quali quotidianamente per guadagnarsi il pane rischiano quello che lei ci ha raccontato con passione ma anche con emozione. E io non voglio fare, io chi mi conosce sa che pur avendo una ben precisa collocazione politica mi sforzo sempre di ragionare in termini di inclusione, non soltanto in termini di partito o propagandistici, però ritengo che a livello nazionale non si stia facendo tutto ciò che è necessario, e anche a livello europeo, per salvaguardare non le nostre coste, ma il nostro diritto a lavorare e a essere padroni a casa nostra. Ecco, questo è questa è la considerazione che voglio fare io. Ho fatto riferimento alla Convenzione dell'ONU, ho fatto riferimento al dato purtroppo che è sotto gli occhi di tutti dell'assenza dell'Europa a far rispettare da parte degli stati extraeuropei quelle che sono normali regole di vita e di legittimità. Non basta dire difendiamo il mare, difendiamo l'ambiente, quando poi vengono qui sotto le nostre coste, anche a 3 a 4 miglia le nostre coste, a non rispettare nessuna regola perché non sono dovuti rispettarle. Ecco, allora io chiedo scusa al moderatore, chiedo scusa anche agli altri, poi dobbiamo terminare perché c'è le conclusioni di Giorgia Meloni. Io dico che l'attività che dobbiamo svolgere al di là delle appartenenze, ecco perché poco fa quando dicevo che mi auguro che domani la mia relazione in Commissione Pesca venga votata dalla maggior parte delle forze politiche, io penso che noi dobbiamo lavorare intensamente per dimostrare che l'Europa è un patto positivo e non venga guardata in maniera negativa come purtroppo viene spesso guardata, perché si ferma alle regolette e non va ai problemi generali. Quindi grazie comandante per quello che lei ha detto. Grazie, grazie, grazie a lei. Grazie per la testimonianza, ringrazio ancora una volta tutti coloro i quali hanno voluto essere presenti con noi per darci consigli e suggerimenti, così come dicevo io continuerò la mia attività e il mio dovere, peraltro sono stato eletto per questo, la mia attività al servizio degli interessi nazionali e degli interessi ovviamente della marineria della mia Sicilia, perché ritengo che sia nostro preciso e precipuo dovere. Grazie comandante e grazie, grazie a lei, grazie a lei, grazie a tutti. Grazie Giacalone, grazie, veramente grazie, un intervento importante, la testimonianza toccante. Allora io prima di dare la parola per le conclusioni all'onorevole Giorgia Meloni, che è presidente di Fratelli d'Italia e presidente del gruppo dei conservatori riformisti europei, ringrazio e saluto tutti i nostri ospiti che sono stati con noi, a partire dal capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza, dal copresidente del gruppo dei conservatori riformisti europei Raffaele Fitto, il padrone di casa ovviamente Raffaele Stancanelli, che è membro della Commissione Pesca al Parlamento Europeo, eurodeputato di Fratelli d'Italia, e poi ovviamente gli interventi dei tecnici che sono stati con noi, la direttrice Francesca Biondo di Federpesca, Nino Accetta presidente di Federagripesca, Andrea Fabris direttore dell'Associazione Piscicoltori Italiani, Francesco Petta che è responsabile delle politiche comunitarie sulla pesca dell'Associazione delle Marinerie d'Italia, e ovviamente lo avete sentito, è davvero un intervento forte e toccante, quello dell'armatore comandante del motopeschereccio Alisea, Peppe Giacalone, della flotta di Mazara del Vallo. Allora ascoltiamo invece adesso Giorgia Meloni per le conclusioni. Ringrazio, vuole intervenire Fidanza forse, aspetta, vedo Fidanza, io non la sento però, aspetti un attimo, proviamo a riattivare il microfono, eccolo qua, no, non ci sento. Riprovi a parlare, Fidanza? Non si sente, vediamo la mimica facciale, dice la mimica facciale, dice non si sente, adesso abbiamo visto che sta salutando, va bene. Grazie Fidanza, apprezziamo il gesto.
La pressione. Grazie a me, grazie, sta ringraziando me, grazie. Allora sentiamo Giorgia Meloni, grazie a tutti e grazie a chi ci ha seguito fino a questo momento su Facebook. Adesso la parola a Giorgia Meloni, presidente del gruppo Fratelli d'Italia. La pesca è un settore economico e commerciale strategico la cui sopravvivenza va garantita e tutelata in qualsiasi modo. In questo contesto l'Italia rappresenta una delle eccellenze più importanti grazie alle sue peculiarità, che sono l'espressione di tradizioni artigianali dal valore socio-economico enorme. Allora voglio ringraziare la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, in particolare il nostro attivissimo componente della Commissione Pesca Raffaele Stancanelli, per aver voluto questo momento di approfondimento con alcuni dei principali rappresentanti del settore e per averlo voluto in un momento come questo. Le problematiche di cui oggi abbiamo discusso, e cioè la gestione degli stock ittici, la difesa della territorialità delle nostre acque, sono collegate tra loro dal fatto che la maggior parte dei pescherecci che operano nel Mar Mediterraneo non appartengono all'UE, ma provengono da paesi terzi che non devono attenersi alle nostre stesse regolamentazioni. Voglio ringraziare gli autorevoli relatori per le valutazioni e le analisi tecniche che valorizzano il ruolo svolto dai pescatori, troppo spesso erroneamente indicati come gli unici responsabili delle avverse condizioni in cui versano le riserve ittiche. La controversa questione delle acque territoriali invece necessita di più approfondite analisi politiche, in quanto le convenzioni e i trattati firmati dai paesi affacciati sul Mediterraneo non trovano una corretta e effettiva attuazione, ma presentano concreti elementi contraddittori, come dimostrano i recenti attacchi delle autorità libiche nei confronti dei pescatori siciliani. E a questo proposito voglio ringraziare il comandante Giuseppe Giacalone per aver voluto condividere con noi la propria esperienza. Il racconto del comandante mi sbigottisce, perché non è possibile che i nostri pescatori possano trovarsi in situazioni di estremo pericolo per la sola colpa di voler svolgere il proprio lavoro. L'Unione Europea deve nuovamente esortare le autorità libiche a ratificare la Convenzione UNCLOS e permettere ai nostri pescatori di svolgere la loro attività in condizioni di assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle leggi internazionali. Nello specifico, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dichiara che ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali fino a un massimo di 12 miglia marine, l'articolo 4, mentre alcuni Stati come la Libia, che non ha mai ratificato la Convenzione, applicano arbitrariamente limiti più che raddoppiati, creando le situazioni di assoluto pericolo che ben conosciamo e che abbiamo descritto. Tutto questo è già stato ampiamente denunciato da Fratelli d'Italia in tutte le sedi possibili. È sempre più necessaria una presa di posizione ferma e concreta del governo italiano nei confronti di qualsiasi altro atto intimidatorio contro le nostre imbarcazioni, perché non è solo la Libia a preoccuparci, ma anche paesi come l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria, che stanno creando non poche problematiche ai pescatori sardi. Le acque italiane non possono essere oggetto di ripetuti sconfinamenti con lo scopo di depredare le nostre risorse ittiche ed essere la meta designata degli scafisti per lo sbarco dei clandestini. E non dimentichiamo neanche gli errori imperdonabili compiuti dai governi precedenti. Ricordiamo il duo Renzi-Gentiloni con l'accordo di Caen, che ha consegnato alla Francia pescosissime zone del Mar Ligure e del Mar di Sardegna. Così come voglio ricordare la proposta di Fratelli d'Italia di creare un Ministero del Mare, proprio per coordinare la gestione di tutte le attività connesse alla Blue Economy, oggi troppo spesso considerate figlio di un dio minore. Invece il mare per noi è una grande risorsa e come tale non ci stancheremo mai di difenderla. Grazie per questa iniziativa, grazie a tutti i partecipanti, grazie a Raffaele Stancanelli.